Mercato del vino per Statista crescerà a valore Grandi Langhe, parla Matteo Ascheri, e per Wine in Siena Helmut Kocher. Giuliana Parabiago presenta Pitty Taste, ma l'intelligenza artificiale beve vino? Oreca Short News è offerta da Samovar, società Benefit, Travel, Value, Emotion. Hospitality, il salone dell'accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia per il settore Oreca vi aspetta dal 5 all'8 febbraio 2024. Arriva del Garda. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Oreca Channel Italia. Oggi parliamo di vino, dove per il 2024 si prevedono consumi sostanzialmente stabili in quantità, ma con una crescita a valore, secondo le indagini di Statista, di 6-7 punti l'anno fino al 2027. Nello specifico, vini fermi più 4,2%, spumanti 9,3%, il 75% della spesa, ovvero il 32% dei volumi, sarà bevuto in bar e ristoranti, che come già noto si confermano i canali a maggior valore aggiunto per il vino. Dati e previsioni quindi sostanzialmente positive per il mondo del vino, considerando le difficoltà in corso dovute all'aumento dei costi, a un calo di potere di acquisto da parte delle famiglie e con le giovani generazioni che bevono meno vino rispetto a quelle più adulte. Ma il mondo del vino è sempre vivo e proattivo. Fra gli eventi in cartellone nei prossimi giorni, da non perdere l'appuntamento Grandi Langhe a Torino. Ad Oreca Channel Italia, Matteo Ascheri, presidente del consorzio Barolo Barbaresco e dei Grandi Vini d'Alba. Un saluto agli ascoltatori di Oreca Channel Italia, sono Matteo Ascheri, presidente del consorzio Barolo Barbaresco dei Grandi Vini d'Alba. Oggi parliamo di Grandi Langhe, è una manifestazione che si svolgerà il 29-30 gennaio a Torino, alle officine Grandi Riparazioni, dove ci saranno 300 aziende del territorio che presenteranno i propri prodotti. È una manifestazione dedicata sostanzialmente solo al trade, quindi agli operatori, e saranno ospiti operatori che arriveranno da tutto il mondo, quindi è una manifestazione che sta crescendo tantissimo. In modo particolare quest'anno ci sarà una delegazione di professionisti che arriveranno dalla Cina, e quindi insomma siamo molto contenti che questo si stia sviluppando bene. È importante come slot temporale perché parliamo di fine gennaio, siamo all'inizio della stagione commerciale, e anche per la parte logistica, perché Torino è centrale da questo punto di vista. Altro evento da non perdere per i wine lovers è il Wine in Siena, organizzato da Helmut Kocher, già Deus Ex Machina del Merano Wine Festival. Abbiamo chiesto ad Helmut quali le novità di questa edizione a Siena. Wine in Siena, quest'anno la nona edizione del 27 al 29 di gennaio, e in maniera particolare ci sarà un focus sui vini in anfora. Questo è un po' il trend sul mercato, e avremo qualcosa come 12 aziende che producono un vino in anfora che si può assaggiare, confrontare dal nord al sud. Ci sono veramente delle particolarità tutte da scoprire. E qui si aggiunge anche la parte della masterclass sui vini in anfora, che si terrà il 27 di gennaio all'interno dell'Hotel Continental Star Hotels. E oltre a ciò ci sarà Wine in Siena, chiaramente diversi convegni anche col Monte dei Paschi di Siena. Poi ci saranno anche di diversi interventi, cioè stiamo programmando anche di fare una tavola rotonda per quello che è uscito su report un po' sul settore vitivinicolo. Parleremo dei cambiamenti climatici in genere, no? E quindi ci sarà un bel focus che aprirà un po' la serie di tutti gli eventi dell'anno 2024. Per questo Wine in Siena è un po' la prima referenza per quanto riguarda tutto il settore vitivinicolo. Quindi dal 27 al 29 novembre al Palazzo Santa Maria della Scala a Siena. In evidenza nei prossimi giorni anche Pitty Taste a Firenze, in vetrina il meglio delle eccellenze del gusto e della cultura food contemporanea. Ad Oreca Channel Italia, Giuliana Parabiago. Pitty Taste è giunta alla sua 17ª edizione, si svolgerà a Firenze, in Fortezza d'Abasso, dal 3 al 5 febbraio. Quali sono le novità? Innanzitutto l'offerta degli espositori. Ci sono 100 espositori in più, sono in totale 640. Questo voglio precisarlo sicuramente non a discapito della qualità, la selezione che facciamo è sempre molto rigorosa e sempre molto puntuale. Tema della manifestazione e della campagna d'immagine e di comunicazione Colossal Served. Cioè, abbiamo voluto fare una campagna divertente, colorata, allegra, entusiasmante, coinvolgente, perché quello che è appetitoso è anche bello e spesso è anche colorato e conquista gli occhi.
Fra le novità, sicuramente l'iniziativa New Egg, una bella e divertente iniziativa fatta in collaborazione con gli architetti di Vedova Mazzei, sono pollai artistici e, a cui hanno partecipato le uova di Paolo Parisi, delle uova eccellenti che saranno anche oggetto di tasting e di colazioni. Una nuova padiglione, il padiglione della Ghiaia, ospiterà i talk e i ring di Paolini, tantissime occasioni di incontro e di approfondimento. Una sezione che voglio citare perché è stata in incubatrice lo scorso anno e adesso è diventata una vera e propria edizione, Taste Spirits, quindi gin, vermut e amari strepitosi. Vi aspettiamo. Ma l'intelligenza artificiale beve vino? Quasi. Utilizzando una mappa del gusto digitale, l'AI può prevedere con precisione le preferenze individuali sui vini, offrendo ai consumatori suggerimenti personalizzati. Gli scienziati dell'Università Tecnica della Danimarca e dell'Università di Copenaghen hanno dimostrato che è possibile aggiungere un nuovo parametro agli algoritmi che rendono più facile trovare una corrispondenza precisa per le proprie papille gustative. In questo modo, interrogando l'AI, la stessa, o meglio il suo algoritmo, potrà fare previsioni più accurate su quale tipo di vino preferiamo individualmente. Un'applicazione che riteniamo sia del tutto inutile, che certamente non sa, come amava citare Salvatore Dalì, che i veri intenditori non bevono vino ma degustano segreti. Bene, per oggi non abbiamo più segreti, vi ringrazio per l'ascolto e a domani.